I maestri di Dante, i modelli classici nel quarto canto dell'Inferno e il genere letterario della commedia. Attraverso la lettura di alcuni passi significativi del quarto canto dell'Inferno, cercheremo di comprendere quali sono i modelli classici che Dante evoca in questi versi e di capire quale peso hanno nell'interpretazione generale del poema e soprattutto nella difficile definizione del genere letterario a cui dovremmo ricondurre la commedia. Dopo le prime sensazioni uditive che Dante ha descritto nei primi versi del canto, ecco che comincia la discesa attraverso quello che è il primo cerchio, il limbo, una zona sospesa perché, come dice la parola stessa, limbo che viene da lembo, si tratta di una parte, una zona che si trova ai margini dell'inferno vero e proprio, e ora vedremo il perché. A partire dal verso 23 leggo: Così si mise e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. Si riferisce a Virgilio, che ha manifestato un atteggiamento di raccolto dolore nel momento in cui si sono cominciate a udire, sono cominciati a udire i sospiri, ecco, delle anime del limbo. Cominciò ad andare e mi fece entrare nel primo cerchio che circonda l'abisso, cioè l'abisso infernale. Quivi, seconda che per ascoltare non avea pianto mai che di sospiri, che l'aura eterna faceva tremare, ciò avvenia di duol senza martiri, che avean le turbe, che erano molte e grandi, di infanti, di femmine, di viri. Una prima sintetica descrizione della condizione delle anime del limbo. Ecco, qui, da quello che si poteva sentire, non vi era altra forma di pianto che di sospiri che facevano tremare l'ambiente intorno, l'aura eterna. Questo avveniva a causa di un dolore senza patimento fisico che provavano le folle molto nutrite, numerose, di bambini, donne e di uomini. Quindi un dolore che è mor essenzialmente morale, un dolore dell'anima che vedremo da che cosa es esattamente è determinato. Ma già in questa terzina il poeta ci introduce all'elemento di novità. Secondo la tradizione, il limbo era il luogo dell'aldilà in cui finivano le anime dei bambini che non avevano ricevuto il battesimo. In realtà Dante ci parla già di donne e di uomini, quindi capiamo che ci saranno altre figure ospitate in questa parte dell'abisso infernale, o meglio in questa parte più esterna, ecco che non è inferno vero e proprio, ma è un ambiente sospeso. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi? Or vo che sappi, innanzi che più andi, che è in un peccaro, e se li hanno mercedi, non basta perché non ebber battesmo, che porta della fede che tu credi. E se furono dinanzi al cristianesimo, non adorar debitamente a Dio, e di questi cotai sono io medesimo. Virgilio anticipa, come spesso fa nel corso del poema, la domanda di Dante e dà la risposta, e ci dice chi viene, l'anima di chi viene ospitato in questo limbo. Il mio buon maestro mi disse: Non mi chiedi di chi sono le anime di coloro che vedi qui? Voglio che tu sappia, prima che procediamo oltre, che essi non furono peccatori. E se hanno dei meriti, non è sufficiente perché non ricevettero il battesimo, rappresenta l'accesso a quella fede, di conseguenza anche alla salvezza che da quella fede deriva, nella quale tu credi. E poi se vissero prima del cristianesimo, non poterono adorare, quindi pregare nella maniera che più si conviene, Dio, l'unico vero Dio. E tra queste anime ci sono io stesso. Ed ecco che qua si consuma la tragedia di Virgilio. L'anima di un poeta che era considerato un profeta del cristianesimo, ma che proprio per non aver conosciuto la vera fede, è condannato a vivere in questo limbo, dove sono le anime di coloro che hanno dei meriti, merceli, dice il poeta, meriti intellettuali, perché con
con la loro opera, vedremo, hanno dato grandi contributi all'umanità. Per tali difetti, non per altro rio, semo perduti e sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. Cioè ci sta spiegando qual è la vera colpa di queste anime. Quindi questa è la nostra mancanza, non è un'altra colpa, rio sarebbe un aggettivo usato come sostantivo. Per questo siamo perduti. E sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. E soltanto in questa misura, offesi, colpiti, tormentati, cioè continuiamo a sospirare e ad aspirare alla visione divina, ma senza speranza di poter soddisfare questo desiderio. Ed ecco la compartecipazione emotiva di Dante alla tragedia personale di Virgilio. Granduol mi prese al cor quando lo intesi, però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi. Quindi una simpatia profondamente manifestata, perché dice: provai un dolore forte nel mio cuore quando lo sentì dire queste cose, perché capì che in quel limbo si trovavano sospese le anime di gente di grande valore, ed è un valore intellettuale, cioè ci sta già anticipando qualcosa di quello che troveremo più avanti. Dopo una breve digressione sui personaggi dell'Antico Testamento, sui patriarchi che si trovano nel limbo, dal verso 67, ecco, c'è una descrizione, comincia la descrizione dell'ambiente circostante. Non era lunga ancora la nostra via di qua dal sonno, quando io vidi un fuoco che misperio di tenebre vincia. Cioè non eravamo ancora andati molto oltre il luogo dove mi ero addormentato, quando ecco che io vidi una fiamma che diradava queste tenebre disposte a semicerchio. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì che non discernessi in parte col revolgente possedea quel loco. Cioè ci trovavamo ancora abbastanza lontani, ma non abbastanza per impedirmi di capire che in quel luogo abitavano le anime di gente degna di onore. Ed è qui l'occorrenza, la prima occorrenza della semantica dell'onore che ricorre insistentemente in tutto il capitolo, perché in tutto il canto, scusate, perché l'onore è nel pensiero etico medievale, ma anche vedremo in quello antico, il premio che viene dato alle più grandi manifestazioni della magnanimità, un concetto, cioè quello del concetto della megalopsichia, così come lo ritroviamo ad esempio in un'opera aristotelica molto celebre, l'Etica Nicomachea, ecco, perché i sapienti, proprio per questi loro meriti intellettuali e morali, hanno diritto di ambire a questo premio. E poiché meritarono l'onore in vita, dal momento che qui interviene anche proprio l'interpretazione figurale, direi, di Auerbach, anche nell'aldilà gli viene tributato lo stesso premio, perché la figura umana la persona umana è figura di ciò che sarà l'anima anche nell'aldilà. Quindi qui comincia, dicevamo, il tema dell'onore. O tu conori scienza e arte, questi chi son, c'hanno cotanta onranza che dal modo degli altri diparte? Qui si rivolge a Virgilio, ci fa capire che il primo davvero a meritare questo premio è proprio il poeta che lo guida, il poeta che è considerato forse la guida spirituale più importante del mondo antico rispetto al Medioevo, nell'epoca di Dante, e l'apostrofe è già un complimento, un elogio. O tu che con la tua opera fai progredire la conoscenza e l'arte poetica, ovviamente, chi sono costoro che godono di tanto onore da trovarsi in una condizione diversa rispetto a quella di tutte le altre anime dannate?
Interessante anche l'uso del verbo di parte, perché qui Dante insiste molto sulla distanza che separa le anime del limbo dalle anime dei dannati, tutti gli altri dannati dell'inferno. E quelli a me, l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie acquista in ciel che sì li avanza. Quindi la fama, l'onrata nominanza, ancora il campo semantico dell'onore, onrata, che di essi risuona nella vita terrena, fa loro guadagnare un favore tale, un cielo, che li avvantaggia fino a questo punto rispetto agli altri. Li diparte, li avanza. Dante tende proprio a rimarcare la differenza della pena che subiscono le anime del limbo rispetto agli altri dannati. Proprio attraverso l'uso di questi verbi, queste espressioni, significativamente poste a chiusura delle due terzine, li diparte, li avanza. Quindi si informa sul carattere delle anime che si trovano nel limbo. Poi, come spesso accade, ecco che il flusso narrativo si interrompe perché intervengono delle sensazioni uditive. In questo caso si tratta di una voce solitaria. Intanto voce fu per me udita, onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna, che era dipartita, poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire. Sembianza avevan, né trista né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi ai tre, siccome sire. Udì una voce: onorate l'altissimo poeta, il sommo poeta. Quindi ancora il tema dell'onore. Chi è l'oggetto dell'onore? Virgilio stesso. Quindi ti dice: l'ombra sta tornando alla sua anima che si era allontanata, perché Virgilio si era allontanato dal limbo per andare a soccorrere Dante. Quindi il premio della megalopsichia, il primo premio in qualche modo, va a Virgilio stesso, che Dante ha scelto come sua guida. Non appena la voce si fu acquietata, io vidi quattro grandi anime venire verso di noi, che avevano un aspetto né triste né felice. Ora, l'aggettivo grande riferito a queste anime, che vedremo sono le anime di tre poeti, di tre autori fondamentali nella formazione dantesca, l'aggettivo grande è chiaramente un aggettivo che si riferisce alla levatura morale. E poi, nel verso 84, in maniera molto sintetica, ci fa capire qual è la condizione di queste anime. Cioè, non sono anime che soffrono fisicamente, ma non sono neanche anime felici, sono in sospeso tra una cosa e l'altra, tra uno stato d'animo e l'altro. A questo punto Virgilio, lo buon maestro, invita Dante a guardare un personaggio, o meglio, più personaggi, e queste sono le terzine fondamentali per capire bene che cosa il poeta sta cercando di dirci in questo canto. Lo buon maestro cominciò a dire: mira colui, ecco, quindi, cioè, ammira, guarda, volgi lo sguardo, nel senso, tieni lo sguardo ben fisso a colui che arriva con quella spada in mano, simbolo di supremazia, di potere, che procede dinanzi agli altri tre come se fosse il loro capo. Quelli è Omero, poeta sovrano, è Omero, il sommo poeta. L'altro è Orazio, autore di satire, che viene dopo di lui, poi il terzo è Ovidio, e l'ultimo è Lucano. Poiché ciascuno di loro condivide con me il nome che risuonò in quella voce solitaria che abbiamo sentito prima, cioè il nome di poeta, essi mi fanno onore, e qua si chiude il cerchio, si chiude il tema dell'onore, e fanno bene. Ecco, su il tema dell'onore che viene ricondotto ancora una volta a Virgilio. È l'emulazione dei classici che Dante mette in atto per arrivare anch'egli ad avere questo tanto ambito premio, che è il premio dell'onore. Ma quali sono questi classici?
sono dei poeti molto noti che fanno parte di questo gruppetto definito poi Bella Scola. Così vid'io ad onar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come aquila vola. Ecco che vidi radunarsi quel bel gruppo, quella bella famiglia guidata dal signore del sommo canto che vola sopra gli altri come un'aquila. Ovviamente l'altissimo canto è un riferimento al genere epico. Rimane il dubbio, dal punto di vista dell'esegesi, dell'interpretazione, se quella relativa, quel che relativo, anzi, vada riferito a Omero o all'altissimo canto che Omero praticava, cioè l'epica, che poi è anche il genere che corrisponde al registro, allo stile tragico e che è il genere con cui Dante vorrebbe, tramite il quale Dante vorrebbe raggiungere quel tanto ambito premio, appunto, che è l'onore. In effetti, c'è chi ha cercato di definire la commedia con l'espressione nuova epica cristiana, ma vedremo che non è esatto a questa definizione, o comunque lo è solamente in parte. Allora, perché sono importanti questi versi? Perché Dante incontra qui le anime di quattro poeti che sono i suoi modelli, sono i modelli classici. Omero, che era conosciuto nel Medioevo attraverso le epitomi o attraverso le citazioni, le traduzioni di autori latini, Orazio, che è autore di satire, Ovidio, famoso soprattutto per le sue metamorfosi, ma anche per il tema, come ha trattato il tema dell'amore nelle sue opere. Va detto che è un modello importantissimo, Ovidio, soprattutto perché molte delle pene, ad esempio, che patiscono i dannati nell'inferno, in qualche modo si ispirano a scene del suo celebre poema delle Metamorfosi. E infine c'è Lucano, autore di un'epica, ma attenzione, non di un'epica che parla di mito, che parla di eventi lontani, ma di un'epica recente, perché il Bellum Civile di Lucano, la Farsalia, parla di guerre civili nel primo secolo avanti Cristo, quindi che precedono immediatamente l'ascesa di poco, l'ascesa dell'imperatore Augusto. Ora, non solo questi poeti, questa bella scuola di poeti costituisce il modello letterario di Dante, ma proprio perché vengono evocati in queste terzine, ecco, dobbiamo andare un po' oltre, perché Dante in questi versi sta cercando di dirci qual è il genere della commedia, che è un genere misto, perché nella commedia c'è epica, in effetti. Nella commedia c'è satira, c'è satira perché sappiamo benissimo che la commedia è caratterizzata anche dal plurilinguismo, cioè quando la materia è bassa e quando il poeta ritiene di dover inveire contro qualcuno. Anche lo stile può farsi basso. Si parla d'amore, quindi Ovidio sicuramente è presente, ma anche Dante, esattamente come Lucano, parla di guerre civili e fratricide. Quindi Dante in qualche modo si sta accreditando come poeta epico. Manca ovviamente la figura di Stazio perché quella sarà protagonista di alcuni canti del Purgatorio. Però vi è sicuramente un'indicazione preziosa quanto alla definizione del genere della commedia, anche se il genere più importante di tutti è quello che lui indica con l'espressione l'altissimo canto che sovra gli altri come aquila vola. Quindi l'immagine, ecco, è un'immagine anche molto solenne, se vogliamo. Da che ebbe ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, il mio maestro sorrise di tanto, e più d'onore ancora assai mi fenno, che se mi fecer della loro schiera, sicch'io fui, che sì mi fecer della loro schiera, sicch'io fui sesto tra cotanto senno. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar colà dov'era. Quindi dopo che ebbero parlato tra di loro un poco, si volsero verso di me, mi salutarono e il mio maestro Virgilio si compiacque di questo atteggiamento, di questo gesto.
E mi fecero un onore ancora più grande perché mi invitarono ad unirmi alla loro famiglia, alla loro schiera, alla loro scuola. Quindi io divenni il sesto di questo gruppo e ci avvicinammo così, andammo verso la fiamma, parlando di cose che è più opportuno tacere, siccome era il parlarcola dove era. Quindi cose che evidentemente riguardano la poesia, riguardano la letteratura. Ecco. Ora, il tema dell'onore viene ripreso di nuovo in queste terzine, ma stavolta viene riferito a Dante. È una sorta di autocelebrazione, cioè Dante viene invitato da questi grandi autori, poeti del mondo antico a unirsi alla loro schiera. In questo modo viene gettato un ponte fra l'antichità e il Medioevo e Dante si considera, si pone come il continuatore di questi maestri, il continuatore ovviamente nella sua epoca. È colui che ne raccoglie evidentemente l'eredità e appunto perché dicevamo si accredita come nuovo poeta epico, questo onore gli viene giustamente attribuito o comunque se lo attribuisce giustamente, ecco. Proseguendo, continua i riferimenti al luogo, a questo limbo, perché ragionando con questi maestri di sapienza, Dante arriva ai piedi di un castello. Dice: Venimmo al piede d'un nobile castello, sette volte cerchiato da alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura. Per sette porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Genti vera, con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado con voci soave. Allora, cosa significa? Arrivammo ai piedi di un castello, un grande maniero, un nobile castello, interessante anche l'aggettivo che usa per descrivere questo luogo. Cerchiato da sette giri di mura, difeso da un bel fiume che attraversammo come se fosse terra secca, entrai con questi savi attraverso sette porte e arrivammo in questo prato verde e fresco. Vedemmo le anime di gente con occhi appesantiti che esprimevano con i loro gesti, con il loro aspetto, grande autorità, parlavano poco e avevano delle voci molto fioche. Allora, il castello a cui si stanno avvicinando è esso stesso allegoria di quella sapienza umana, di quella megalopsichia, di quella magnanimità di cui si parlava all'inizio della presentazione. È il castello degli spiriti magni che non a caso è anche l'unico luogo dell'inferno fiocamente illuminato, che rappresenta appunto l'umana sapienza, cioè quella sapienza che di fatto precede l'avvento della vera fede e che in virtù della quale i personaggi che Dante evoca in questo canto ottennero elogi e onori in vita come nell'aldilà. E poi, nell'ultima terzina che abbiamo letto, viene descritto l'atteggiamento di queste anime che evidentemente non subiscono patimenti fisici, ma interiori. Si vede dal loro sguardo, si percepisce la loro tristezza, però il loro aspetto esprime anche, dice, grande autorità, una parola interessante perché auctoritas ci rimanda anche, autorità, auctoritas ci rimanda a quel mio maestro, mio autore del primo canto, quindi sono coloro,
queste anime appartengono a coloro che fecero progredire l'umanità con la loro opera. Traemmoci così da lun de canti, in loco aperto, luminoso e alto, sicché vedersi potia in tutti quanti. Quindi ci mettiamo da una parte, in un luogo aperto, quindi luminoso, sopraelevato, in maniera che riuscivamo a vederli tutti, colà diritto, sopra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso m'essalto. Quindi gli spiriti magni, gli spiriti grandi, l'aggettivo magni, che ci rimanda appunto alla magnanimità, ed è un'esperienza estremamente profonda e distruttiva per Dante stesso. Si esalta anche perché è stato invitato a prendere parte a quelle, alle conversazioni che questi spiriti intrattengono. Dal verso 130, cosa accade? Che Dante dice: poiché innalzai un poco più le ciglia, se lo sguardo, vidi il maestro di color che sanno sedere tra filosofica famiglia. Ecco che incontra un altro gruppo di saggi, di sapienti del mondo antico, comunque importante quanto quello che aveva incontrato in precedenza, che è il maestro di color che sanno, una bellissima perifrasi per indicare quello che era considerato all'epoca di Dante, il filosofo per eccellenza, ovvero Aristotele, che sedeva tra filosofica famiglia. Quindi a questa filosofica famiglia corrisponde, per quanto riguarda i poeti, quell'espressione bella scola, ovviamente. Quindi siede, ecco, si intrattiene evidentemente con altri, con le anime di altri filosofi, in discussioni di carattere probabilmente etico. Ecco, ma notiamo proprio come viene descritto e presentato questo personaggio. Solo dopo vengono introdotti tutti gli altri. Ma d'altronde Aristotele era il filosofo considerato precursore del pensiero medievale, e la sua opera, in particolare l'Etica Nicomachea, ma non solo, era conosciuta attraverso le citazioni latine, le citazioni, le traduzioni latine. Tutti lo mirano, tutti onor li fanno. Ed ecco che torna il tema dell'onore anche per quanto riguarda i filosofi. Quivi vidi io Socrate e Platone che innanzi agli altri più presso gli stanno. Quindi a questo punto vidi Socrate e Platone che erano quelli che gli stavano più vicino. Ma non sono i soli, vengono poi evocati i nomi di altri filosofi del mondo antico che precedono cronologicamente quelli di cui abbiamo appena nominato. Democrito, che il mondo pone a caso, Diogenes, Anassagora e Tale, Empedocle, Eraclito e Zenone. E vidi il buon accoglitor del quale, Dioscoride, dico, cioè vidi Dioscoride di Cilicia, primo secolo d.C., quindi autore di trattati di medicina, che aveva ordinato il sapere medico fino a quel momento noto. E poi, in maniera un po' inattesa forse per un lettore moderno, mette insieme ad altri due maestri di sapienza due figure avvolte nel mito. E vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca Morale, perché Orfeo e Lino sono cantori mitici. Tullio sarebbe Marco Tullio Cicerone e poi infine Seneca, il filosofo. È interessante perché evidentemente anche dei personaggi mitici come Orfeo e Lino hanno di fatto una loro dignità letteraria e per Dante sono da porre sullo stesso piano, da un punto di vista della verosimiglianza storica, di due personaggi come Cicerone e Seneca. Due autori sicuramente noti nel Medioevo, Cicerone forse ancora di più. E quando invece dice Seneca Morale si fa riferimento con questo aggettivo probabilmente ai contenuti etici dell'opera di Seneca, forse chissà alle Epistule Morales ad Lucilium, ma sappiamo da altri luoghi danteschi, in particolare dall'Epistola tredicesima, che Dante era al corrente del fatto che Seneca fosse anche autore di tragedie, oltre che di opuscoli filosofici, dialoghi filosofici.
E anche se teniamo in debito conto il fatto che anche degli autori latini come Seneca non siamo in grado di affermare che Dante possedesse una conoscenza pari a quella che possediamo oggi. Studi relativamente recenti, infatti, hanno messo anche in evidenza che la conoscenza di un filosofo come Seneca da parte di Dante dipende in larga parte, almeno limitatamente alle allusioni che Dante ne fa nella Commedia e in altri luoghi della sua opera, dipende in larga parte da altri autori, da raccolte, ecco, di passi o da citazioni di altri autori, il che rende anche poco verosimile che potesse magari consultare chissà quali edizioni complete, ecco, di questi filosofi. Poi l'elenco in realtà prosegue, ci sono altri sapienti del mondo antico che vengono richiamati, sapienti che hanno contribuito al progresso dell'umanità in altro modo: Euclide Geometra, Tolomeo, Ippocrate, Avicenna, Galieno, Averrois, che è il Gran Commento Feo, perché Avicenna e Averrois sarebbero i commentatori arabi di Aristotele. E chiusura del canto, ecco cosa dice: io non posso ritrarvi tutti a pieno, però che sì mi caccia il lungo tema, che molte volte al fatto il dirvi è meno. La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema, e vegno in parte, ove non è che il Luca. Non posso parlare di tutti diffusamente, perché la materia è troppo ricca. Mi viene a mancare il tempo, molto spesso i contenuti sono troppi e il tempo troppo poco. La sesta compagnia, quindi il gruppo di sei anime di cui lui stesso fa parte, dice: si divide in due, e il mio saggio, la mia saggia guida, il mio saggio poeta, Virgilio, mi conduce per un'altra strada, fuori da questo ambiente tranquillo, nell'aura che trema, quindi nell'inferno vero e proprio, dove le sensazioni uditive sono più forti, più angoscianti e l'ambiente circostante ne risente. E arrivo in una parte dell'abisso dove non c'è un solo posto che brilli, ecco, che sia illuminato. Quindi, per ricapitolare, l'importanza del canto quarto dell'inferno non risiede solamente nella descrizione della tragedia personale di Virgilio, sicuramente, ma anche nella evocazione di questi nomi importanti, specialmente i nomi dei poeti del mondo antico, Omero in primis, ecco, che in qualche modo hanno contribuito alla definizione della materia del poema dantesco e che possono essere giustamente indicati come i suoi modelli con cui egli intrattiene un dialogo privilegiato e dei quali si presenta giustamente come l'erede. Grazie per l'attenzione.